Buongiorno ragazzi, oggi è un bellissimo sabato di sole, guardate che spettacolo di luce! E dato che questa luce a me carica in modo particolare, ho pensato di registrare un nuovo Cosa Mangio in un giorno, anche perché è davvero da tantissimo tempo che non ne registro uno e direi che è arrivato il momento. Oggi è giornata proprio di relax e dopo la super colazione preparerò un pranzo un po' comfort food come piace a me, e però davvero molto gustoso. Penso di fare una zuppa di miso, e tanto che non la faccio quindi mi va proprio. E poi questa sera ci sarà la pizza come ogni weekend che si rispetti. No, non è vero, ormai sto mangiando pizza quasi tutti i giorni, poi nel video capirete perché vi farò venire molta molta voglia di pizza, scommetto. Per fare la zuppa di miso ho iniziato a tagliare le carote, le ho fatte prima a fette e poi a pezzettini piccolissimi, le ho praticamente tritate. Di carote ne ho messe due, però devo dire che erano fin troppo sufficienti, quindi potete. Poi vado a tritare lo scalogno, al posto dello scalogno secondo me ci stanno anche benissimo i cipollotti, quelli freschi, e poi vado a mettere un bel pezzo di zenzero, vado a togliere ovviamente prima la buccia e poi anche lo zenzero lo vado a tritare molto molto finemente, tritatelo proprio sottile sottile perché lo zenzero è molto fibroso e poi tutte le fibre se non sono appunto triturate in cottura si sentono, lo zenzero non si ammorbidisce troppo. Vado a tagliare a cubetti anche il tofu, vi consiglio di scegliere un tofu abbastanza compatto e poi vado a mettere tutto quanto in padella. Aggiungo la salsa di soia, aggiungo anche un filo d'olio, do una mescolata e lascio rosolare circa 10 minuti. Nel frattempo vado a cuocere anche i funghi, li ho semplicemente tagliati a fettine e messi in padella e una volta che avranno tolto l'acqua di cottura li vado ad aggiungere alle verdure rosolate. Aggiungo a questo punto l'acqua proprio per la zuppa oppure se volete potete mettere del brodo vegetale. Cuocio anche i noodle o gli spaghettini, quando la zuppa però sarà quasi pronta, perché i noodle di solito hanno dei tempi di cottura davvero brevissimi, quindi dopo circa una mezz'ora potete iniziare a cuocerli. Sempre verso la fine, della cottura vado ad aggiungere anche le alghe, queste sono le wakame istantanee, infatti le metto, praticamente a zuppa pronta e ne metto circa un pugnetto, saranno, 15 grammi più o meno. Queste alghe sono comodissime perché in, 2 minuti diventano subito morbidissime e non devono cuocere troppo. Le vado quindi ad amalgamare insieme al resto della zuppa. Aggiungiamo anche il miso, è importante non far cuocere troppo il miso perché altrimenti perde tutte quante le sue proprietà. Quindi lo vado a sciogliere all'interno della zuppa. Vado ad aggiungere anche i noodle. Li faccio giusto insaporire 1 minuto. E praticamente la mia zuppa di miso è pronta. Ed ecco qua il risultato. Guardate che bella, era stupenda ma anche buonissima, molto molto delicata. Devo confessarvi che ho aggiunto poi un pizzichino di sale, oltre alla salsa di soia che c'era. Visto lo splendido sole, dopo pranzo mi sono portata dietro una merenda e sono uscita. Ho fatto una cosa semplicissima con dei biscottini integrali, questi li ho presi da Natura Sì, e dei frutti di bosco misti, lamponi, more e mirtilli, che sono bellissimi. E poi secondo me i frutti di bosco e i biscotti insieme stanno proprio bene. È quasi ora di cena, io sono appena ritornata e prima di spogliarmi, rilassarmi, mettermi il pigiama e prepararmi a questo sabato sera di assoluto relax, voglio preparare, oltre che ovviamente la cena, voglio preparare anche la colazione per domani. Vi avevo parlato di questa cosa
che sto facendo la colazione in anticipo su Instagram, mi sta piacendo da morire, cioè mi sento benissimo sia a farla sia la mattina quando è tutto bello apparecchiato, e ve lo straconsiglio. La colazione di domani mattina sarà simile alla colazione che ho fatto oggi, ci saranno i pancake, saranno però leggermente diversi, quindi vi faccio vedere al volo come li preparo, sono velocissimi, e poi vi faccio vedere anche come apparecchio. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare saranno la farina di tipo 2, quella macinata a pietra. Mi sto trovando molto bene con la farina tipo 2 perché rimane molto rustica, ma anche abbastanza leggera, non troppo pesante. Poi andremo ad utilizzare un limone, ovviamente biologico perché useremo la buccia. Andrò a mettere anche la farina di cocco, quella di bulk powders, è una farina molto particolare perché ha proprio la consistenza appunto di una farina molto molto fine, non è come il cocco grattugiato o il cocco rapé, vedete è proprio finissima, e questo permette di amalgamarla in modo perfetto a tutti quanti i dolci, pancake, muffin, insomma davvero ogni dolce viene benissimo con questa farina. Poi andrò ad aggiungere anche un pochino di farina di arachidi. Bulk Powders devo dire che ha questi prodotti particolarissimi e super buoni. La farina di arachidi ha un profumo davvero incredibile. Infatti nella colazione della mattina, avete visto, l'ho usata anche per realizzare la cremina con il cacao, è buonissima. E adesso andiamo a preparare i nostri pancake. Per due persone vado a mettere circa 6 cucchiai di farina, vado a mettere un cucchiaino circa di lievito per dolci, vado a mettere un cucchiaio di farina di arachidi e 4 cucchiai di farina di cocco. Vado a setacciare bene le farine, soprattutto dopo aver messo il lievito, che è sempre un po' più difficile da sciogliere. Vado ad aggiungere a questo punto la buccia grattugiata del limone, e aggiungo il latte. Sto utilizzando il latte di riso perché non avevo altro latte vegetale in casa, però se devo darvi un consiglio, utilizzate quello di soia per preparare questi pancake, che non avendo l'uovo all'interno, con la lecitina contenuta nella soia vengono benissimo, quindi se ce lo avete mettete quello di soia. E a questo punto andiamo semplicemente a formare i nostri pancake, potete farli così piccolini oppure grandi. Nel frattempo che i pancake cuociono, vado a preparare anche il caffè. Sto facendo un caffè molto particolare perché oltre alla miscela del caffè vado ad aggiungere le spezie. Ho messo noce moscata, cannella e curcuma e viene pazzesco. Provate perché è davvero incredibilmente buono. Il caffè è pronto, i pancake quasi pronti. E posso quindi apparecchiare la mia tavola. Vado a mettere le tovagliette, poi apparecchio con i piattini, le posate, tutto quello insomma che serve e può servire la mattina. Devo dire che mi trovo molto molto bene ad apparecchiare già il tavolo, anche perché non ceno sul tavolo in cucina ma ceno in sala, quindi poi posso tenere tutto quanto apparecchiato già dal tardo pomeriggio o comunque in prima serata. E questa è la nostra tavola completa. Ho messo i pancake che dopo andrò a coprire con un foglio di carta, ho messo anche il caffè all'interno del pentolino, poi ci sono i tè, il miele, insomma tutto quello che ci va a colazione. E questi sono i pancake il mattino seguente, li ho semplicemente guarniti con i frutti di bosco e un pochino di miele, quindi uguali a quelli che avete visto nella mattina ma con una guarnizione diversa. Siamo arrivati all'ora di cena, qui c'è la nostra pasta lievitata per la pizza. E qui abbiamo invece gli ingredienti, quindi la salsa di pomodoro condita con un pochino di sale, delle erbette aromatiche e un filo di olio. E qui abbiamo dei funghetti, delle olive taggiasche denocciolate e un pochino di verdure di campo, semplicemente sbollentate, saltate un pochino in padella. Inizio quindi spolverando un pochino di farina di semola sul piano e stendo la mia pizza. Non sono ancora molto pratica, però mi sto impegnando per diventare sempre più brava. Se avete dei consigli, consigliatemi pure.
La pizza che sto facendo è la ricetta di Adriano, Profumo di Lievito, è bravissimo, ha un blog che purtroppo non tiene più aggiornato, ma ci sono davvero tantissime ricette molto molto interessanti, quindi vi linko direttamente la sua ricetta, però se vi interessa posso comunque farci un video, anche perché vorrei cambiare leggermente alcuni ingredienti e renderla un po' più mia, quindi fatemi sapere se vi interessa. Ho messo le pizze sopra della carta forno e adesso vado semplicemente a condirle. Vado a spalmare sulla base la salsa di pomodoro e poi andrò ad aggiungere il resto degli ingredienti. In ogni caso, una volta che sarà arrivata a temperatura, basterà mettere la pizza all'interno e avviare il timer per 4 minuti. In alcune pizze ho anche aggiunto dello spalmabile vegetale che ci sta davvero molto bene, in pratica un secondo prima di toglierla definitivamente dal fornetto lo vado ad aggiungere e poi la rimetto in forno per farlo sciogliere bene. E questo è il risultato, guardate che pizza spettacolare. Questo comunque, come dicevo prima, è tutto quanto merito del fornetto. La nostra pizza è pronta, questo è il risultato finale. Devo ancora regolarmi bene con le temperature perché a volte mi si sbruciacchia un pochino il cornicione, però devo dire che sono davvero molto molto soddisfatta. E questa è la fettina, guardate quanto è venuto bene appunto il cornicione super soffice e la base croccante. E in pratica funziona così, è molto comodo il fornetto perché essendo soltanto io e Giampaolo mangiamo una pizza insieme, ce la dividiamo e nel frattempo che noi la mangiamo l'altra è cotta, quindi è molto comodo per questo, già quando ci sono tante tante persone inizia a essere un po' più scomodo, anche se comunque potete fare a mo' di giro pizza perché mettete la pizza in mezzo e la tagliate a spicchi. In quel caso è molto più carino invece avere delle pizze di gusti diversi, proprio come in pizzeria. Le pizze si stanno cuocendo, la colazione per domani è pronta, impiattata e apparecchiata, quindi non mi rimane che andare a mangiare e ringraziarvi per essere stati con me in questa giornata. Noi ci vediamo con i prossimi video e le prossime ricette sempre qui sul canale. E come sempre, se vi va, lasciate un mi piace che ci aiuta tantissimo a crescere. Ciao!